Quello che vuoi. Io tengo un servizio per sei, una specialità. Osservate quanto è bello. Oh Gesù, oh mamma mia, ma hanno rubato servizio a bicchiere. Gennari, Carme, ma hanno rubato servizio a bicchiere. Ma che sta? Stava là sopra, sotto gli occhi, me l'hanno fatta, avete visto? Dove andate, dove andate? Avete visto chi mi ha rubato, avete visto? Ma voi cognini vi vedete di parlare, siete pazzi. Ah, sono pazza? Allora voi dovete andare a fare? Figlio! Successa la confusione. A Donna Carmela le hanno rubato un servizio tutto indorato. Il ladro non si è trovato e non l'ho trovato nemmeno se l'ho ammazzato. Tira avanti, marci! Ma noi cavalieri siamo la forza pubblica o no? Le botte a muro sono proibite dal regolamento di pubblica sicurezza. Adesso scende a basso l'arresto. No, non esageriamo, Giroli, è Natale. Sta gente qua muore di fame. Meglio se sparano botte a muro che altre cose. Devo parlare col commissario direttamente. Che c'è? Che scusate, c'è? Cavalieri. Calma, calma, che è successo? Accomodate. Abbiamo avuto uno scasso. Mi hanno tagliato la tenda e si sono presi un servizio di bicchiere.
10.000 lire. E questo qua era presente. Che cosa avete visto? Niente. Sono miope, signor commissario. Miope e galantuomo. Ma domando e dico, voi che siete una donna sveglia, possibile che non avete visto niente? Cavalieri, con quella confusione, le botte che sparavano, la gente che strillava, o pazzariello. O pazzariello. Ah, c'era pure il pazzariello. Ho capito. Potete andare. Ma guardate, cavalieri. Vi ho detto che potete andare. Va bene. Cavalieri, scusate, spiegiamoci bene. Qua se non trovate servizio. Andiamo dal prefetto, ho capito, donna Carmela, andate. E mo' venite. Voi un momento. Vorrei chiedervi una cosa. Non avete visto per caso, mentre facevate l'acquisto, se il pazzariello, quel giovanotto che faceva il banditore... Io sono miope. E galantuomo, ho precisamente, capito. Miope e galantuomo. Ho capito, andate, galantuomo. Grazie. Andate. Guarda qua. Con questo ci facciamo un bel brodo. Da tanto tempo lo desideravo. A chi lo dici? Caciocavallo. Salsicce, prima qualità. E qua sta il dolce. Che cenone. L'argento. 2.000 lire me l'ha dato Don Saverio, 1.000 lire va a squalire il pescivendolo e questo servizio di bicchiere me l'ha regalato Donna Carmela. Ma che sei impazzita? Donna Carmela ti ha regalato sto servizio e i bicchieri. No, vedi, non è che me l'ha dato lei spontaneamente. L'ho visto, mi è piaciuto, volevo fare un regalo a Naninello e l'ho prelevato. Mi è parso di buon augurio. Già lo vedo nella cristalliera della nostra casa. Da qua il servizio di piatti, da quest'altra parte una bella forbacina, più sotto 12 tazze, più sopra un servizio di porcellana di Ginori. E in mezzo i bicchierini. Tu mi hai capito. L'arredamento si fa poco a poco. Hai fatto bene. Quella donna Carmela mi è antipatica. Però ci vuole il liquore, se no si bicchierini a che servono? Conosco un droghiere qua vicino che non ho visitato ancora. Mi metto la barba e ci penso io. State accorti, ci dovessimo inguaiare Natale. Torno subito. Vincenzo De Pretore, di professione pazzariello a tempo perso. 20 recidive di furto leggero, 2 volte ammonita. Qua il servizio dei bicchieri sulla bancarella, quando è vero il Dio è il De Pretore che l'ha rubato. Conosco la mano. Io mi domando e dico perché stamattina non l'avete arrestato. Uge, e dovevamo arrestare il pazzariello. Quello cavaliere era nell'esercizio delle sue funzioni. Giro lì. De Gregò, voi siete il re e l'imperatore dei fessi. Cavaliere, non si potrebbe rimandare a dopo Natale, proprio stasera. E come no? Certo, gli diamo la licenza per le feste natalizie. Per favore, non mi fate perdere la pazienza. Questo Vincenzo De Pretore mi ha stufato. Andate. Nanninè, se hai finito, te ne puoi andare. Sì, ho finito. Si è fatta tardi stasera. E ora dove te ne vai? Hanno invitato certe amiche mie. Mi fa piacere. Ah, ricordati, quando rientri, chiuditi bene dentro e non accendere fiammiferi. State tranquilla. Da quando mi avete dato il permesso di dormire qua nella vostra bottega, avete visto che non mi è mai successo niente. Tieni. Grazie. E divertiti, eh. Bravo. Grazie, Don Carmine. E buon Natale. Buon Natale pure a te. Vincenzi. Nannine. Ho fatto tardi stasera. Quando ti aspetto ogni minuto è un anno. Quando poi ci vediamo ogni anno mi sembra un minuto. Ma l'anno 21 ci sposiamo, se Dio vuole. È certo che lo vuole, sennò perché ci ha fatto conoscere? Hai trovato lavoro? No, Nannine. Io trovo sempre qualche cosa. Vedi, il lavoro è come un'erba, cresce dappertutto, anche sulle pietre. Basta saperlo vedere, basta saperlo cogliere. Ma non ci pensare. Guarda che bel panorama. Che bello paese, Napoli. Ricco, pieno di lavoro e di prosperità. Senza disoccupati.
col governo che ci pensa sempre. Non ne parliamo, andiamo, Nanni. Vicente, ma dove stiamo andando? A casa mia. Ma tu non abiti al Vico Nevo? Al Vico Nevo faceva troppo freddo, perciò ho cambiato. Ma qua è molto più bello. Ma che piano stai? Qua, siamo arrivati. Nannine. Questo è un convento. I monaci lo sanno che abiti qua. Io certo non gliel'ho detto ancora. Vincenzi, ma tutto questo non è regolare. Non sta bene. Ma non ti preoccupare. Ogni soldo d'affitto che non paga avvicina il momento in cui avremo una casa nostra. Io spendo solamente per la futura famiglia dei pretori. È chiaro. Una lira oggi, mille domani, e uno si trova tutta pronta e nemmeno se ne accorge. Non ci pensare, stai tranquillo. Guarda che cosa ho comprato oggi per te. Ti piace? Vicente, è proprio bello. Nannina, se le cose vanno bene, fra poco potrai chiedere i documenti e ci sposiamo subito. Sì, i documenti, i certificati. Anna Piscopo fu Maria Piscopo. Paternità, NN. Ehi, ne deve avere discendenza questo NN. Se gli aumenti di popolazione sono una cosa buona, io dico che gli faranno un monumento sulla piazza di ogni paese con scritta sotto a NN, la patria riconoscente. Nanninese, i nostri certificati sono uguali, sai che vuol dire? Che ci dovevamo voler bene, che eravamo destinati sin dalla nascita. E ci sposiamo, i nostri figli saranno in regola. Non saranno figli di NN. E come no? Mettiamo Carmela e Gaetanino De Pretore, di Vincenzo e di Anna Piscopo. Saranno maschi e femmine in pianta stabile, non avventizi come noi. Saranno nipoti di nonni ignoti, ma figli legittimi. Nanninese, salta a lei. Stasera è Natale, pensiamo solamente a divertirci. Dio vede e provvede. Gennarino mangia insieme a noi. Si capisce. E come va che non è venuto ancora? Ah, è andato in un negozio qua vicino a comprare due bottiglie di liquore. Speriamo bene. Speriamo bene, perché? No, volevo dire, sai, di questi giorni c'è confusione. Può capitargli qualche disgrazia. Anzi, sai che facciamo? Andiamo all'incontro. Aspetta un momento, torno subito. Ma mi sbagliato, io non ho fatto niente, sono innocente, brigadier, qua c'è stato un equivoco. Il servizio di bicchiere ti è piaciuto? Non sono stato io, lasciatemi spiegare. Ti spiegherai dal commissario. Ah, qua commissario, io non ci vengo dal commissario. Vieni non ci vengo. Ma che succede? Hanno arrestato. Povero giovane. Un po' di calma, calma, brigadier, con le buone maniere si ottiene tutto. E voi chi siete? Il coiffeur del rione. Come? Il barbiere del rione. E impicciatevi delle barbe vostre. Povero figlio e mamma, a sera da vigilia Natale. Brigadier, ma voi a casa non tenete figli? Cinque. E allora? Neanche se avesse rubato la cassaforte della Banca d'Italia. Fermatevi, fermatevi! Oh, e chi è? Ma cosa succede? Di Monaco. Calma! E da buoni cristiani. Domani è il Santo Natale e queste brutte cose sono proibite dalla legge divina e umana. Io conosco quest'uomo e sono sicuro che è innocente. Garantisco io per lui. E a te chi ti garantisce? Impostore! Non tirare! Vieni con noi! Nannini, è uno sbaglio, sono innocente, Nannini! E non tirare, brigati!
benedizione, la funzione è terminata. Avete pregato con sincera fede, voglio sperarlo. E vi dico che se qualcuno di voi si dovesse sentire avvilito, non c'è motivo, perché quanto più profondo è il fosso dal quale parte la supplica, tanto più in alto essa arriva. Dio la sente e l'esaudisce, non dubitate. Dunque, coraggio, è venuto un altro Natale. Così chi l'anno scorso doveva scontare 3 anni, adesso gliene rimangono soltanto 2. Insomma, tante cose si sono aggiustate e tante altre si aggiusteranno con l'aiuto della Divina Provvidenza. Oggi poi abbiamo una novità consolante. Sua Maestà... Ma che è turnaturri? Statta zitta. Sua Maestà Francesco II di Borbone ci regalò quel bellissimo presepe. E per la festa di quell'anno il re venne qui e giocò pure a 3-7 col direttore delle carceri e con 2 reclusi. Regolarmente, chi doveva perdere? Il re. Poi! E da allora si è tramandata l'usanza che in occasione del Santo Natale ai detenuti viene concessa libertà assoluta. Nell'interno del carcere, si capisce. Perciò anche quest'anno la cappella resta aperta col presepe illuminato giorno e notte. Approfittatene. Più conti regolate con Dio e... Ci siamo capiti, eh? Oggi è una giornata eccezionale. Di occasioni come queste durante l'anno non se ne presenteranno più. Mi sono spiegato. Silenzio! Ci sono visite per voi. Ora potrete parlare con i vostri familiari. Mi pare che potete essere soddisfatti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, vi benedico, figliuoli miei, e buon Natale! Giovanni, come stai, belle mamma tua? Sto bene, mamma. T'ho portato una bella cosa. Ma come ti sei sciupata? Luigi, buon Natale. L'avvocato che cosa ti ha detto? Tu sei venuto a trovare? State tranquilla. E che vuoi che ti dico, sorella mia? Qua dentro il tempo non passa mai e l'offesa ancora mi brucia. Pasquali, donna Augusto Intellietta mi ha detto di raccomandarti che devi sempre rispondere. Non sono carogne, eccellenza. Sono epilettico. Affidati alla Madonna. Quello tutto dipende dal pubblico ministero. Vicenzi! Gennarì! Permesso, Gennarì! Ma che hai combinato? Perché ti sei vestito da marinaio? Volevo venirti a trovare, ma sai com'è, da Monaco sono conosciuto e allora ho pensato di camuffarmi da marinaio. Grazie, tu sei proprio un amico. E Nanninella, l'hai vista? No, non l'ho vista. Povera ragazza, non se l'aspettava. Stai tranquillo, non ci pensavo. Quando uscirai tutto tornerà come prima. Tieni, ti ho portato il capitone. È vivo. Ma come me lo cucino con la casseruola di tua zia? Io non so come ti vengono certe idee. Mi è capitato così sotto mano, mentre venivo da te ho pensato che ti avrebbe fatto piacere. Grazie. Il capitone è simbolo di Natale. Sì, ma adesso vattene perché è finita la visita. Ti raccomando a Nanninella. Uscita. I colloqui sono terminati. State buoni, Cennarini. Bello, eh? Ve lo regalo. Grazie. Ma trattatemi bene il mio amico depretore. Buon Natale. Buon Natale. Sono entrato qualche ora fa, per una sciocchezza, roba di 3 o 4 mesi di carcere a farla brutta. E lo vieni a raccontare a me? Quello hai sbagliato palazzo. Io sono carceriere da 30 anni. Io di storie come la tua ne conosco più di 1000 e una notte. Thank you.
San Giuseppe. Posso parlare con voi? Mi permettete? Voi siete anziano, padre di figli, ne avete vista tanto. Vi prego, datemi udienza. San Giuseppe, io sto in galera, ma pure voi ci state. Anzi, voi non uscirete mai. Il che significa che per voi è un buon posto anche questo. Significa che vi compenetrate, che vi sapete mettere nei nostri panni. Dico bene, San Giuseppe. Mi dovete credere. Ma una disgrazia simile oggi non mi ci volete. Proprio il giorno di Natale è davanti a Nanni Nello. Non tengo fortuna. Non le ho mai avute. Lo so che cosa mi rispondete. Tu arrischi, tu sbagli, ti esponi. Caro mio, chi va per questi mari, questi pesci piglia. No. No, San Giuseppe, guardate, è vero e non è vero. C'è sta gente che arraffa miliardi. Una voltata d'occhio si mette in tasca una banca, un tesoro, non gli succede niente. Resta regalo d'uomo e rispettato per tutta la vita. Solo io per due bicchierini. San Giuseppe quasi esagera. Non c'è considerazione. La mia disgrazia è che mi manca un aiuto. Sono troppo isolato. E di testa sua si capisce, un povero giovane deve sbagliare. Se io avessi un appoggio, una guida. San Giuseppe, pensateci voi. Io vi scelgo, vi nomino mio protettore unico. Ma ti diciamo la vostra. Chi meglio di voi, San Giuseppe? Siete marito della Madonna, padre di Gesù, genero di Sant'Anna e San Giacchino. San Giuseppe, con le vostre aderenze, con la vostra autorità, se volete voi, consentite un lavoro onesto se è possibile, ma in caso contrario a me basta qualche agevolazione, basta che mi facilitate solamente, aiutatemi e vedrete che io so disobbligare, so fare il mio dovere. Grazie San Giuseppe. Che bel regalo, eh? Com'è che mi hai fatti scoppiare? Ma non ti potevi stare più attenta e non piangere, su! Avanti, non piangi, mamma te li compra. Dammene due, i più grossi, eh? Quant'è? 200 lire. Ciao! Ciao! Tu che fai qui? Niente. Devo comprare 5 camere da pranzo e una cravatta. Ne voglio, bada quello che fai. Se no ti mando a far compagnia al tuo amico Vincenzo De Pretore. Cavalì, questa volta siete arrivato troppo tardi, non vi posso contentare. Vincenzino De Pretore esce domani. Buonasera. Io, Nanni, sono Vicenzino. Nanni, per favore, apri. Ma come puoi trattarmi così dopo tutto quello che ho sofferto? Nanni, rispondi. Tu sapessi, là dentro in carcere, quante volte ti ho chiamato. Ma non capisci che ho bisogno di vederti, di parlarti. Apri.
Che vuoi? Vattene. Vattene. Sì. Sì. Me ne vado per sempre, ma prima voglio parlarti. È inutile. Ma che vuoi da me? Voglio solamente dirti che io... Non dire niente. Non voglio sentire più niente. Lasciami stare in pace. Che male ti ho fatto? Vattene. Perdonami, Nanni. Ti giuro, quel bicchierino fu il desiderio di farti un regalo. Fu un momento, un capogiro. Nanni, in carcere ho riflettuto. È il posto ideale, uno ragiona, si convince. Ho preso la mia decisione. Mi sono messo in buone mani. Come sarebbe in buone mani? Come l'hai potuto conoscere una persona onesta in prigione? Eppure è così. Abbi fiducia. Non sono più lo stesso. Io ti ho trattato sempre come una sorella. Tu lo sai. Guarda, dimmi che mi perdoni. Sì, Vincenzo. Non ne parliamo più. Però mi devi giurare che diventerai un uomo onesto. Te lo giuro, Nanninè. Neanche Pulcinella può cambiare più a Napoli. Tiene spicci. Ma perché tu non ce n'hai? Deve cambiare un Napoleone a cavallo, perché non lo sai? E questa era la città dell'allegria, la città della gente felice. Ma chi la riconosce più? Il fatto è che siamo in troppi, Gennarì. E poi uno si meraviglia quando vede 100 carrozzelle e nemmeno un passeggero. Oppure 50 facchine per una sola valigetta. La città di Bengodi. E abbiamo girato tutta Napoli. Lavorare. È una parola. E poi dicono che uno diventa ladro. Ma noi già lo siamo. E appunto per questo, Gennarì, dobbiamo cambiare. E poi l'ho promessa a Nanninello. D'accordo, Vincenzi, ma prima di prendere una decisione così impegnativa, bisogna rifletterci. Non si può abbandonare una professione esercitata per tanti anni. Bisogna cercare di portarla a profitto. Beh? Quest'anno non abbiamo combinato proprio niente. E ci siamo fatti 2 mesi per il furto del filo elettrico, ricavato 3.200 lire. 40 giorni poi per gli asciugamani, 2.000 lire. Mettici 3 mesi circa per il furto dei bicchieri. Totale circa 6 mesi di carcere per poco più di 10.000 lire. Non ne valeva la pena. Ma insomma. Senti, Vincenzi, io sono più piccolo di te, ma ho la testa grande. Il mio cervello lavora. Mentre tu eri dentro, io ho studiato la legge. Conosco il codice a memoria. Articolo 480 e disperi del codice penale. Attentata alla proprietà altrui, con truffa, furto e raggiro, con danno di oltre 300.000 lire, è punibile con pena variante dai 7 mesi ai 12 mesi di carcere. Se poi l'imputato è recidivo, e noi recidivi siamo, al massimo per un furto di 300.000 lire potevamo fare un anno di carcere. Insomma, Gennari, conclusione. E qui bisogna organizzare un bel furto. E dopodiché, col ricavato di esso, mettiamo su un piccolo commercio. Tu ti sposa a Nanninel e io cerco di sistemarmi alla meglio. Io ho il presentimento che le cose cambieranno. Speriamo, speriamo in San Gennaro. No, no, San Giuseppe. Ma San Gennaro è il patrono di Napoli. Ognuno sa i fatti suoi. Ehi, mezzogiorno. È passata un'altra giornata e non abbiamo combinato niente. No, Gennari, non è fatta ancora notte. Back up a little. There you are. Just a moment. Now to the right again. There, there you are.
ready. Hold it. That's it. There you are. We've done it. Una scatola, non la vedi? E toro? Certamente. Quelle erano due gran signore, non hai visto che automobile che tenevano? Guarda, ci sono pietre di tutti i colori. Queste sono preziosi. Bisognerà romperla. Ma che sei pazzo? Va a rompere. Questa se si rompa perde tutto il valore. E allora portiamola a Don Ernesto. Già, portiamola a Don Ernesto. Così quella se ne approfitta e ce l'ha quattro soldi. Anche qua ci vorrebbe un privato. Uno che se ne intende. Permettete? Mica male. Permesso, permesso. Molto bella. Questo è un oggetto di valore. Dove l'avete presa? A Paprisa. Quella era di sua zia, gliel'ha lasciata in eredità. Ah, vostra zia è morta? Sì, veni a morire dal funerale. Pace all'anima sua. Amen. Era tanto buona sta povera mia zia. Non piangere, Gennari. Non piangere. Povero figlio, è da stamattina che sta piangendo. Non se la può dimenticare. Gli voleva tanto bene. Era l'unica persona che gli era rimasta. E fino all'ultimo momento la povera donna ci aveva la mente lucida. Ci ha chiamato al suo capezzale e ci ha detto: figli miei, io non ho altro che questo oggetto. Ve lo lascio. Però voi mi dovete promettere che farete tutto quello che vi dico io. E che cosa vi ha detto? Ecco, ci ha detto così, che dobbiamo vendere l'oggetto e farne opere di beneficenza. Posso interessarmene io? Ma chi ci assicuri che il signore col ricavato farà veramente opere di beneficenza? Ci vorrebbe una garanzia. Giustissimo. Ma osservando bene l'oggetto, io potrei darvi a garanzia la somma di 50.000 lire. Sono poche? Sono poche? No, non sono poche. Allora facciamo 100.000. Tanto trattandosi di beneficenza, 50 più, 50 meno. Ma siete veramente un galantuomo. Grazie. Si vede. Grazie. Ma noi non vorremmo approfittare. Può darsi che l'oggetto non vale le 100.000 lire. Facciamo 75.000 lire, non se ne parli più. E vada per 75.000. Beh, e ora voi vorreste i denari? Si capisce. Ma io non ce li ho. È da mascara. No, non ce li ho qui. Bisogna che mi accompagnate a casa. Non sapendo di incontrarvi e di trattare un affare così importante, sono uscito sprovvisto. Io abito qui a pochi passi. Venite con me, prenderemo un caffè insieme ed io vi conterò 75.000 lire tutti in biglietti da 1.000. D'accordo? D'accordo. Chissà come finisce. Andiamo. Ci siamo. Ma questo è un miracolo. L'hai detto. È grande assai. Chi? Lo so io. E andiamo. Simpatico. Vicenzi, io ne porterei due pure a San Gennaro. Non c'è bisogno. Vi siete fatto male? Come va? Scusate, tenetemi un momento la bicicletta. Vabbè, ma è cosa da niente. Che c'è, vuoi che ti rompa la faccia? A me, grandissimo cornuto. E imparati a guidare. Boccia, qui non si sente niente. Quanto è bello. Eppure leggero. Questa vale più di 25.000 lire. Spariamocela subito.
Aspetta. È meglio che me ne vado, se no finisce male. Ti convi. Però ci ritroveremo. E ricordati che cornuto sei tu e tutta la razza tua. Tenetelo un momento. Ammiamo. Ammatto, che arrivederci. È quello. Devo pagare un debito. Dammi le candele. Dammi le candele. Che bravo giovine, venite quasi tutti i giorni, eh? San Giuseppe, fate che mio figlio diventi tale e quale a lui. Eh? E si cantava di panna, o vento passa e sentendo, no, guardalo, come una radia pomuna. Che marina! Sta bella voce. E stavo pagando la carrozzella. Volava monte e pomare, vara allegrando ogni cuore, urtando gioia e sospiro da primavera. È occupato. Da chi? Da noi. Qua è meglio farsi conoscere subito, così siamo ben serviti. Chi? Leggi tu. Vuoi l'aragosta? Non l'ho mai mangiata. È un cibo lussurioso, una volta dobbiamo la mangiare. Per tutti e tre. Si capisce. All'americano o alla maionese? Faccia lei. La Mirella, piace qua. È bella assai. Qui c'è gente che viene tutti i giorni, mattina e sera. Se le cose ci andassero bene, ma proprio bene, in maniera grossa, anche noi potremmo venire tutti i giorni, mattina e sera. Fermati! Guarda, mi sembra Orlando, o paladino Francio più potente. Teneva una cavalla vigliantina che a gran megna si mangiava la gente. E quanto è bello. Anni, comincia tu. E non lo so come cominciare. È facilissimo, amore mio. Basta togliere prima la corazza e poi l'ilmo. Ma che burrazzino! Statta zitta, cretino. Chiedo scusa, perdonate l'ardire. Sono un padre di famiglia. Prendete un'immaginetta di San Giuseppe, guardate quanto è bella. Vi porterà fortuna. San Giuseppe? Avete detto San Giuseppe? Accomodatevi. Grazie, molto gentile. Accomodatevi. Però non vorrei disturbare, ma scusino. Vicino, ma che disturbo, vicino a me. Grazie. Quanto è bello. Quanto è bello. Bello, vi piace la ragosta? Molto. È tanto tempo che non la mangio. Ma la vita tagliata. È semplicissimo. Chi sta a Napoli, Napoli bella, la coppia scusa, la sera un ritorno. Tu sai che ti è bene, tu sai che vai, ma molto mai sempre cantà. Chi sta a Napoli, Napoli bella, la marchiata, la sera un ritorno. Se parla di essere... Che siamo venuti a fare in mezzo a questo scavamento di Pompei? Con questo pavimento io non posso camminare. Ma insomma, Gennari, di voi cominci. Noi le posti frequentate, non possiamo circolare. Siamo troppo conosciuti. Ma da chi? Come da chi? Dalla squadra mobile, no? Ah, già. Però noi siamo più mobili di loro. Mi voglio sapere qui i soldi da chi li pigliamo, dai ruteri. Da quelli, vedi? That's that. Come on, over here. Oh, come sono curioso, e chi sono? Sono indiane, piene di lire. C'hanno i brillanti persino sul naso. Ah, sì? Ehi. Look over there.
wonderful. Statue of the Apollo. Amici, friend. Anche io. Sì, siamo due friend. Io essere guida, Pompei. Conoscere misteri Pompei, Apollo. Palazziello scarrupato. War. Yes, boom, 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 boom. I like to see house with the lantern. Ah, yes. Yes. No, questo no. A casa vecchi. Bilancia. Ah, questi vogliono una casa vecchia e una bilancia. No, casa vecchia, per tu le spinte. Ah, oh, ma quella è donna, non può entrare. Sì, tu quello indiano non capisce niente. Altro che casa vecchia, vi porterà una casa nuova con un panorama bellissimo. Andiamo. We are two good friends. Yes, friend, amici. Siamo tutti amici. Ma vedrai che bella casa ti do. Questo tutto me lo pago io. Regardi, madame. Napoli. Ci portiamo in una villa da cui si vede tutta la Napoli. Yes, it's so wonderful. Conge, ti fa ambre, starà a vapore. Sbrigati. Ecco, stanno venendo. Hai preparato tutto, hai pulito la casa. Sì. Mi raccomando, ricordati quello che ti ho detto questa mattina. Portano un'eredità dall'Oriente, devono consegnare 10 milioni al tuo padrone, hai capito? 10 milioni? Ehi, che fortuna, pensa quando il tuo padrone lo saprà. Ma il mio padrone torna domani, ve l'ho già detto stamattina. E tu sta zitta, loro aspetteranno e rimarranno qui. Eccoli, vengono. Ma da, questo è il più bel posto del mondo. Basta un'insalata di pomodori. Dove vai? Non aver paura, resta qua. Mi metto paura. Com'è brutto quello là. Appena si avvicinano, tutto tranquillo così, guarda. Pronto. Ok, vedi Napoli e poi muore. Vostra permanenza è sì, Naples? Naples? Beautiful. Yes, beautiful. Vostra permanenza molto lunga è sì? Yes, yes. Ah, allora niente hotel. Hotel non buona, molta quattrina, molta argent, you understand? Molta money. Io metto a vostra disposizione mio chalet. Mia villa con tutti i comfort moderni dare a voi. Un aiuto, San Giuseppe. Is that villa San Giuseppe? How beautiful. Cosa la sa fa lei? Vieni, come va, vieni. Cammina, Mr. Sandoka. Questa è mia villa e questa è mia cameriera musulmana. Prego. Ma guardate che bellezza. Dite la verità, madame, è molto beautiful. Wonderful. Alzati, alzati, ma cosa fai? Muoviti, serviti bene. E non li contrariare, sennò questi partono con l'eredità e il tuo padrone te ne caccia. E acqua in bocca con tutti, capito? Sì. Alza, sai cosa vuoi fare? Prepara una bella bevanda. Che cosa? Una bevanda orientale. Gennari, accompagnalo tu che di bevanda orientale ne capisci. Quella è stata in Oriente molto tempo. Commerciava in tappeti, è vero. Accompagnalo, una bevanda di quella che ci vuole molto tempo per prepararla. Se vuoi, madame, regardi la panorama. E allora ripeti. Prendo un bicchiere, acqua calda, un poco di sale, una birra, due uova. Tre uova. Tre uova, un poco di prezzemolo, aglio, cipolla, una tazza di caffè, due alici salate e un pugno di riso cotto. Bravo. E che in momento ci assisto. Ah, mettici pure un poco d'olio. E allora, che schifo di? You like? Oh, what a lovely view. Siamo d'accordo? Yes. Prego. Scusami, io non potrei restare più qui, dover andare via. Tornare qui domani. You understand? Tomorrow morning, tornare qui. Intanto fate come se fosse casa vostra. Volete dare a me piccolo anticipo? $50. Non capisci. You speak English? $50. Ah, capì. Thank you very much, Mr. Sandokan. Bye bye. Thank you. Buona permanenza. E di nuovo auguri. Gennari. Gennari.
Tutto a posto. Di nuovo auguri. Auguri, signora. Buona permanenza, ve la possiate godere per 100 anni. Ande bella, signore. Di nuovo auguri. Salam lek. Camin. Muoviti. Ce n'hai muoviti, se no questi ci vagano, se ne accorgono e noi ci guaiamo. Quanto hai fatto? $50. Thanks for everything. Arrivederci, la villa è vostra. Fate quello che volete voi, scassate tutte cose. Tu vai? Good fellow. C'è lassù. Avanti. Chi siete? Siamo amici di un amico. La persona? Don Murzillo dei Vendaglieri. Stai fermo. Le parole? Chi tiene voce canta. Che vi serve? Il doppio anello. Cauzione? Dollari. Quanti? 40. Ah, ce ne vogliono 50. Possiamo fare 42. 49. In ogni modo fatemeli vedere. Dollari garantiti? Sì, sono buoni, ma ce ne vogliono 48. Facciamo 45. Don Ernè, ma si tratta di un deposito. Facciamo 45. Grazie. Lo conoscete il procedimento? Mi offendete. Per amor di Dio, chi vi vuole offendere? Quello falso ha una piccola graffiatura interna. Quello vero vale 25.000 lire. Badate di non confondervi, guagliù. Allora un momento. Quello falso ha una piccola graffiatura dentro. E quello vero vale 25.000 lire, è chiaro? Grazie. Io, signor Maman, guardatevi bene. Hai capito che ha detto? Se non gli riportiamo indietro gli anelli, qua perdiamo i $45. Ehi, ho capito. Ehi, va bene. Che te ne pare quello là? Ma chi? Guarda questo! Ottimo! Andiamo! Thank you.
Cameriere. Pronti. Tenete il resto. Grazie. Se fosse un salame lo potremmo anche dividere, ma così, non so, posso farvi un'offerta. Questo vale perlomeno 25.000 lire. A me me ne date 10. Su assai, facciamo 8. Sapete che cos'è? Sto un po' a corto di soldi. Avrei bisogno di realizzare. L'oggetto ve lo tenete voi in santa pace. Lo dite voi che vale 25.000 lire questo. Ah certo, potrei anche sbagliare. Noi per levarci il dubbio lo portiamo da un orefice. Lo scegliete voi l'orefice. Io vi seguo, non ci tengo. Beh. Andiamo. Direi 22.000, ma un privato può pagare anche dalle 25 alle 30. Quanto vi dobbiamo? Niente. Grazie. Prego. Che vi avevo detto, eh? Questa è l'anello. Se vogliamo concludere l'affare, sono a vostra disposizione. Non mi rimangio la parola. D'accordo. Grazie. Grazie. Buon viaggio. Arrivederci. Buone cose. Cenarino, mi! Tutto come fatto. Ho dovuto faticare, ma ci sono riuscite, eh? 1, 2, 3, 4 a te e 4 a me. E qua c'è sta pure l'anello. E c'è un blu. Ma c'è la graffiatura, gli hai dato quello buono. Ma che stai dicendo? La graffiatura. Fammi vedere. Fammi vedere. Mannaggia la vita mia. E adesso dove lo vado a pescare? Ma come ti è successo? Non lo so, forse sarei stato tu. Avrei buttato a terra l'anello falso. Ma perdiamo pure la cauzione. Ma perdiamo pure i dollari. Siamo rovinati. San Giuseppe. San Giuseppe. Fermatevi, giovanotti. Non facciamo scandali, eh? Io vi tenevo d'occhio. Questo è il combare, eh? Credevate di farmela, ma io ho viaggiato. Conosco il mondo. Fuori l'anello buono, non facciamo storie, eh? E questo non me lo leva nessuno, ma scalzone, credevate che ero micco, ma a me non me la fa nessuno. Vicenzi, portiamolo due pure a San Gennaro, no? Ma come te lo devo dire che non c'è bisogno? E fammo contenta una volta sola. Gennari, ma non è per non farti contento. Se ti dico di no, ho le mie buone ragioni. Scusate la mia curiosità. Vi ho visto diverse volte portare le candele a San Giuseppe. E questa cappellina l'ho fatta costruire io. Avete ricevuto qualche grazia? Noi quasi tutti i giorni ne riceviamo una. Oggi ne abbiamo ricevute due. Non capisco. Ecco, noi siamo devoti di San Giuseppe. E così ogni giorno ci capita qualche lavoretto di occasione, si capisce, perché siamo disoccupati. Qualche volta pure due. E ditemi, cosa sapete fare? Niente. Un po' di tutto. Abbiamo buona volontà e molto bisogno. E siete simpatici. Passate da me domani. Forse potrò fare qualche cosa per voi. Questo è il mio indirizzo. Arrivederci. Grazie. Commendatore Giuseppe Cargiuco, costruttore. Ma chi è? Ma questo è scemo, vuol dire che ci fa lavorare? Volesse il cielo. Come?
Ma dico, io tutto a noi deve una capità. Ci volevo pure quel signore religioso. Mi siete simpatici, voglio fare qualcosa per voi. Ecco quello che ha fatto, ci ha portato quassù. Ah, tu ti lamenti? Ma perché non sei contento? Non è che non sono contento. Era abituato ad un'altra vita, capisci, Vincenzi? Tu non puoi pretendere che uno di punto in bianco diventi un lavoratore. E poi che specie di lavoro? Forse è stato un lavoro leggero, ma quassù, a questa altezza, accontenta tu. E fino a quando eri in fascia soffrivi i capogiri. No, non mi conviene. Hai ragione, non è una cosa facile abituarsi a lavorare. Specie per noi che ci piace l'imprevisto. Cenari, chi nasce quadro, non può morire tondo. Proprio così. Però in questi giorni non ho perduto tempo. Il mio cervello ha lavorato e sono sicuro che si potrebbe fare un bel colpetto. Se riesce, ci mettiamo a posto per sempre. E così dopo, se è il caso, diventare pure delle persone oneste e rispettate. Perché, come ti ho detto sempre, Vicenzi è il danaro che fa l'uomo. Cenari, tu hai sempre delle idee fantastiche. Ti sei fissato. Poi non ho capito dove vorresti fare questo colpetto. In mezzo ai mattoni. Un po' più lontano. Guarda, la vedi con la baracca? Là ogni venerdì fanno le buste per la paga. E dopo le chiudono nello stipetto che sta lì dentro. Sono parecchi giorni che durante l'ora di colazione ho fatto tutti i miei piani. Ed ho preparato anche la pianta. Avevo pensato di fare questa operazione con l'aiuto di mio cugino Pasqualino, che di queste cose è molto pratico. Poi, se tutto riusciva bene, ti avrei data la parte anche a te. Ti ringrazio e apprezzo la tua amicizia. Ma queste cose non sono per noi. Noi non siamo abituati a fare questi colpi grossi. E queste che tu hai pensato è una cosa al di là delle nostre capacità. È una cosa semplicissima. E poi non è che ci dobbiamo pigliare tutto il denaro. A noi ci basta una trentina e busta e stiamo a posto. Ma come te le pigli? Stasera stessa. Oggi è venerdì e si dovrebbe agire subito. Io mi nascondo dentro la baracca, prima che si chiude, e faccio tutta l'operazione. Tu stanotte vieni e pensa a farmi uscire. Domani torniamo sul lavoro come se non fosse successo niente. E così nessuno può dire che siamo stati noi. Che ne dici? Sta bene. Ah, mezzogiorno, finalmente. Qui sta venendo Naninello. Naninello. Nanine! Non farle capire niente. Ma la parla, sta attento! Vincenzi! Oh, Vincenzi! Vincenzi, vieni!
San José. San José, grazie. Lo sapevo che mi sareste venuto a prendere. Io a prenderti? Ma tu chi sei? Come chi sono? Non mi riconoscete? San José, per amor di Dio, sono Vincenzino. Vincenzino che? Vincenzino De Pretore. Tuo padre? No, De Pretore fu mamma. Come sarebbe? Sono di padre ignoto. Non comprendo, ignoto? Ignoto di che cosa? Gesù. È che sto parlando giapponese. Quando i genitori non sono sposati, i figli sulla terra non hanno validità. Sono fuori corso, sono abusivi. Ma i figli sono sempre figli. Ma pare a voi. Quelli come me sono mezzi figli. Sani di fuori e spezzati di dentro. Ma non avevi tua madre? Come si chiamava? La chiamavano la Torrese. Molte persone degne di fede del mio quartiere mi hanno sempre assicurato che l'avevo. E perché ti lasciò? Non ne so niente. Se io lo domandavo a qualcuno, cambiavano discorso. Più mi facevo grande, me ne informavo, ma meno ne sapevo. San José è una mamma, non è una strada, che per brutta che sia, per cattivo nome che abbia, chiunque, a colpo sicuro la indica. Ma almeno te la ricordi com'era? Sì. Solo un momento. Cosa avrà avuto? 5 anni? 4? Eppure se fossero stata la metà o il doppio, era lo stesso. Mi ricordo quel minuto e basta. Quando mi voltai, come se mi avesse chiamato. E lei nell'angolo dove poco prima si pettinava guardandosi in una scheggia di specchio. Non c'era più. San José. San José, mi credete? Io certe volte ogni vecchia che incontravo, che vedevo, la correva sempre appresso. Le dicevo all'improvviso, donna su, donna su, fermata, ho un'imbasciata speciale per voi. Ma devo aver sempre sbagliato la persona. Quando ti trovasti solo, che facesti? E che dovevo fare? Me ne scappai per non essere messa nell'orfanotrofio. Dormivo nei portoni o da qualche fornaio. L'estate giravo quasi nudo. E d'inverno portavo una vecchia giacca da uomo lunga fino ai piedi. Se una guardia mi acchiappava, c'era sempre qualche popolana pietosa che gridava «Lasciatelo, è Vicenzini, oh figlio mio!» E così una volta ebbi addirittura 5 mamme nello stesso minuto. E te ne stavi sempre solo? No, amicizie non me ne mancavano. Trovai a Capodimonte un cucciolo che mi si affezionò talmente. Non mi lasciava mai, lo avevo cucito ai calcagni. E con un po' di pazienza gli insegnai tante cose. Faceva le capriole, il saluto militare, ma specialmente sapeva raffare i pezzi di baccalà dai banchi delle friggitorie. Ci riusciva come un cristiano. Un giorno l'intero quartiere si mise a inseguirmi. O povera bestia, quando passò per vicino a me, fece finta di non conoscermi e andò ad aspettarmi nel giardinetto a fuori. In questi casi avevamo là l'appuntamento. Figlio mio, tu hai traviato pure gli animali. Ma il tuo cane non se lo mangiava per la strada il baccalà? Chi, Totò? Ma chi? Però recapitava che non si vedeva neanche il segno dei denti. Quella aveva l'onestà e la delicatezza d'un cassiere. Il difficile per lui era di non farsi rapinare dagli altri cani. San José, io dico che salvo errore, l'individuo è solo dai propri simili che deve guardarsi. L'uomo dagli uomini e la bestia dalle bestie. E a scuola? Non ci andasti mai? Come no? A scuola diaria, di pioggia quando pioveva e di sole nella buona stagione. Certo che imparai poco. Me ne accorsi quando divenni grande e allora pensai che quello che faceva da tonno era capace di farlo anch'io. E così finisti ladro, vero? Sì, signore. Ma adesso che sono morto, sono un galantuomo. Se un vivo rubo non lo fa per morire, ma per campare. Dico bene, San José? Esatto, ma questa tua giusta osservazione quassù non conta. Non si può cambiare l'antichissima legge che abbiamo. Chi ruba sulla terra è sempre un ladro e dopo la morte resta segnato nella lista nera. De Pretò, se il ladro fosse perdonato, il fuoco eterno che ci starebbe a fare? Appunto per questo uno si è scelto come protettore San Giuseppe. È San Giuseppe che ci deve pensare. In primo luogo tu questa mia protezione non l'hai avuta, ma te la sei presa di tua iniziativa. Perché te l'avrei dovuta dare? Oh mamma mia! E tutte quelle candele che ho comprato. San José, tante volte mi sono indebitata per portarvele. E voi adesso mi venite a dire che c'è stata una legge antica, che il ladro resta ladro eternamente. Eh no, San José, eh no, mettiamoci d'accordo. Ora siete voi che dovete agire.
dovete intromettervi, dovete conferire col signore e gli dovete dire: Vincenzo De Pretore l'ho protetto io e dunque lo faccio restare qua. E se si oppone? Peggio per voi che ci sfigurate. Mi dispiace, San Giuseppe, ma qua ci va di mezzo la vostra dignità. Senza contare che potete anche dirgli che io sono caduto dall'impalcatura mentre stavo lavorando onestamente. De Pretore, sei sicuro di dire la verità? San Giuseppe, lo so. A voi non si può nascondere nulla. Ma questa volta non ho rubato. Sono caduto prima. E forse questa è stata per te la mano di Dio. Vedi, De Pretò, per come vanno le cose sulla terra, c'è sempre la legge di Dio che non perdona. Chi pensa che Dio non si accorga di tante cose, sbaglia. La sua legge ci sta. Non è che lui tiene il tempo di guardare tutti i giorni quello che succede sulla terra, però se si scatena qualche guerra è l'uomo stesso che la fa scatenare. Si impiglia nella sua stessa cattiveria, si ubriaca di vendetta, si uccide, si condanna, fa giustizia, ma è sempre la legge di Dio che glielo fa fare. Dunque, De Pretò, hai ben capito. Ora che ritorni sulla terra, cerca di cambiare vita. Ritorno sulla terra? Allora, San Giuseppe, io non sono morto. No, De Pretò, mi sei simpatico e voglio agevolarti. Ma ricordati bene, vivere onestamente non è facile. Ma se ci riesci, il paradiso non è mai stato negato a nessuno. Prima, però, bisogna meritarselo. Lavoretti più difficili della mia carriera. Ti ho rimesso al mondo. Sei contento? No. Ma che dici? L'hai scampata per miracolo e ti lagni? Professore, chi ve l'ha fatto fare? Io la mia nascita l'ho già rubata una volta. E questa per causa vostra. È la seconda truffa inutile che commetto. De Pretò, mi viene un dubbio. Forse dovevo metterti a posto anche il cervello. No. Dovevate lasciarmi dove stavo. In paradiso. Professore, era così bello. Perché mi avete svegliato? Ma ricominciamo da capo con questa fatica di campare. Sciocchezze. Anche la vita è volontà di Dio. Forse è la sua prima, la sua più importante intenzione. Va pure. Ma io sono un disgraziato. Mi ero messo finalmente a lavorare e non sono riuscito a prendere nemmeno la prima paga. Non dovevate svegliarmi. Stavo meglio lassù. Allora, De Pretò, siamo d'accordo. Siccome l'esistenza ti pesa e nulla più ti interessa, io quella poveretta che da 5 ore ti larta aspettando tue notizie la posso mandar via. Per carità, mi scongiuro. Fatela venire. Fatela entrare. Nanni. Vincenzi. Nannine. Gennari. Vincenzi. Vedrai. Tutto andrà bene. La mia vita sarà un'altra. Sì, un'altra vita. L'ho promesso.